Sharapova quest'anno vincitrice di un titolo fino ad ora, torneo di Brisbane, torneo inaugurale del 2015, ma poi finalista agli Australian Open, resasi soluzione da parte della Jovanovski, un piegamento estremo con il rovescio dal centro verso l'esterno, soluzione inside out imprendibile. Oh, aveva risposto ottimamente la Jovanovski, ma fatta ancora meglio da fuori del campo con questo rovescio piazzato da fuori del campo in lungo linea. Questo è un numero della Sharapova. Ancora si toglie la palla dei piedi alla grande la Sharapova in questo game, rimane indietro di un break 3-2. Due vittorie entrambi in 3 set su due dei più promettenti prospetti in circolazione, Garcia e Keys. Imprendibile questa risposta a tutto braccio con il diritto della Sharapova. Altro splendido cambio di velocità con il rovescio incrociato della Sharapova, 0-30. Due gran vincenti della russa, uno in risposta, l'altro in nello scambio. Permettono alla russa di portarsi 0-30. Stata l'accelerazione con i rovesci in lungo linea. Crea i presupposti poi per la chiusura con il dritto da Jovanovski. Questo è il colpo con il quale ha fatto la differenza. Qui si è difesa come ha potuto la Sharapova, che si ritrova nei quarti senza aver giocato neppure un 15. Tutto il campo per piazzare il dritto Jovanovski. Si è creata l'apertura con il cross precedente di rovescio a spingere fuori dal campo la Sharapova. Molto ben angolato il rovescio della serba. A livello di presenza in campo mi sta convincendo. Chiaro che di fronte a lei c'è 30-15. Risposta ad aprirsi il campo e poi la chiusura al volo con lo schiaffo. Sharapova si procura 3 palle break di fila. Dovesse trasformarne una, si garantirebbe la possibilità di servire per questo primo set. Perfetta sia nella risposta che nel successivo schiaffo con Sharapova. In difesa estrema qui la Sharapova non può nulla sotto una serie di colpi molto bene assistati dalla Jovanovski, poi viene a chiudere a tu per tu con la rete. Va a salvare la prima delle tre palle break. Bravissima qui la Jovanovski, prima nel mettere pressione con la risposta di rovescio e poi con questa agevole chiusura. Ottimo gioco di polso qui nel eseguire questo rovescio in avanzamento, notevole anche la precisione nel piazzarlo. C'è un secondo set point in fuori della Sharapova. Prima partita. Secondo set point. Anche il nastro ci si mette contro la Jovanovski. Primo gioco, seconda risposta, siamo in prossimità del settimo game consecutivo della Sharapova. Striscia che pesa come un macigno questa sulle spalle della Jovanovski, la cui partenza era stata davvero incoraggiante.
l'ace esterno a confermare il break. Smash vincente della Jovanovski a coronamento di un gran punto giocato. Attenzione su questa seconda, Sharapova pronta ad aggredirla. Carica tutto, a tutta il diritto, fin dalla risposta. Maria Sharapova torna avanti di un break in questo secondo set. Spaventoso questa accelerazione con il rovescio della Sharapova, stappa gli applausi del pubblico del centrale. Come è riuscita qui a spingere, a posizionarsi dietro la palla. Tre consecutivo subito il numero 3 del mondo. Stavolta è ben bilanciata sulla palla Sharapova, carica il dritto sul lungolinea, lasciando ben distante dalla palla Jovanovski. Questo è il colpo con il quale ha e 15-40. Splendida l'accelerazione in lungolinea a tutto braccio della Sharapova. 15-40-15. Piazzata perfettamente con gli appoggi, è riuscita a velocizzare la testa della racchetta. 15-40. Continuano a scambiarsi break a ripetizione in questo secondo set, Sharapova e Jovanovski, quinto break consecutivo, il terzo dei quali in favore di Maria Sharapova, che torna avanti nel punteggio, 6-3-4-3 servizio, rovescio della Sharapova. Che brava qui la Jovanovski! Prova profondità con il dritto entrando nelle difese della Sharapova e poi va a segno in avanzamento con il cross di rovescio. Non sta per niente tirando indietro il braccio la serba, sta spingendo con coraggio, vuol rendere dura il più possibile la vita alla Sharapova. Che numero qui della Jovanovski! Sbagliato l'angolo dell'attacco qui la Sharapova, ma si è superata con il passante in lungolinea Jovanovski. Prova ad aggredire la risposta qui Jovanovski, risposta che però non oltrepassa la rete. A 30 Sharapova riesce a tenere questo turno di servizio e sì, spinge d'angolo ad angolo disegnando il campo, prima con il diritto poi con il rovescio, sempre sugli angoli. 30 pari. Era da tempo comunque che non le si vedeva giocare pugnetto prima di iniziare il punto per la russa. Caricarsi. Secondo match point è quello decisivo.